questo è il palazzo dove lui ha vissuto gli ultimi 25 anni della sua vita con la moglie Giulietta Masina. Qui c'è ancora una targa che lo ricorda. Aleggia ancora in qualche modo il suo fantasma in questa casa? Sì, penso di sì. Lo ricordano sempre tutti quanti, le persone che passano e hanno un bel ricordo, hanno nostalgia. Posso raccontare un aneddoto? Prima noi eravamo molto severi, nel senso che era una cucina macrobiotica, vegetariana, non si beveva vino, si beveva il tè bancia, solo che lui non amava il tè bancia e quindi nella teiera si faceva mettere il vino. Mentre gli altri ospiti bevevano tè, lui beveva vino nella teiera. Dovetti fare degli occhiali un po' particolari perché, considerando la sua testa, aveva delle orecchie un pochino troppo lunghe, e allora io dovevo fare delle stine particolari per far calzare l'occhiale. Anche la targa che ricorda Federico Fellini e Giulietta Masina, che si trova qui a Via Margutta, ha una storia molto particolare che nasce in questa galleria. Vediamo di scoprirla insieme. Le due targhe sono tutte e due le nostre, una messa al subito e l'altra nel 2006, quando abbiamo fatto i 100 anni di questa bottega con i miei parenti. Tuo padre chiese a Fellini di posare per l'artista bulgara e poi? E poi Fellini inizialmente disse solo 3 minuti. Quando poi scoprì che l'artista parlava il francese e quindi lui lo divertiva questa cosa, e siamo stati 3 giorni in questo happening per fare la scultura. Ed appena